Buonasera, ben trovati con la puntata numero 7 di Pianeta Wisp, la trasmissione che si occupa di calcio e sport amatoriale a 360 gradi. In questa ultima puntata del 2018 andremo a fare il punto, come di consueto, dall'eccellenza fino alla seconda divisione, le nostre rubriche e poi la voce dei protagonisti. Sarà anche l'occasione per fare poi infine un bilancio dell'anno che se ne sta andando, perché poi noi ci ritroveremo direttamente nel 2019, però per farsi gli auguri di Natale e buon 2019 c'è ancora tempo. Comincio salutando il mio consueto compagno di viaggio, l'uomo dei numeri, Riccardo Buffetti. Buonasera, ben ritrovati. Allora Riccardo, torniamo dopo una settimana di stop, ripartiamo dall'eccellenza. Allora il nostro primo ospite è Nicola Giovagnoli. Buonasera. Calciatore del Rigutino Doc. Buonasera Nicola, ti abbiamo già avuto ospite con altre maglie addosso, se così possiamo dire. Drunken Lions. Prima di andare a vedere la classifica del girone di eccellenza, perché la scelta di andare a giocare a Rigutino dopo tanti anni Drunken? Ma sai, un gruppo d'amici, un ambiente già conosciuto da anni e anni che abbiamo partecipato allo stesso campionato, e quindi niente, abbiamo chiuso la nostra strada con i Drunken Lions e siamo andati a Rigutino, via. E allora, poi ci racconterai come sta andando questa esperienza, non solo dal punto di vista personale ma anche dall'andamento della squadra. Riccardo, però partiamo dal girone A di eccellenza, risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Decima giornata, andiamo a dire cosa è successo in questo turno, con lo 0-0 fra Njordbok e Lodge Club, 1-1, pareggiano 1-1 col Salone e San Marco, Stella Azzurra Caprona 2-0, il Partina batte in trasferta 2-1 il CSBS Casentino, rinviata Sacalcio Chiusiverna e Gragnano Spartak Bibbiena. In testa al girone di eccellenza il Lodge Club con 16 punti, inseguono lo Spartak Bibbiena con 13, poi Stella Azzurra e Colzalone 12, Gragnano 9, a 8 punti Caprona, Anghiari, Asa, Banco Latino, River Partina, 7 Njordbok e San Marco, a 4 Chiusiverna, CSBS Casentino. E allora Riccardo, ti chiedo come di consueto di fare il punto dopo l'ultimo turno, cosa ci lascia questi 80 minuti giocati in eccellenza? Allora, l'inviata è andata la gara allo Spartak Bibbiena, che dovrà recuperare la partita contro il Gragnano, potrebbe essere la gara per riuscire a riraggiungere in testa le Logge Club, che ha trovato solo un pareggio contro il Njordbok. Per quanto riguarda i playoff, la Stella Azzurra ha tutto 2-0 il Caprona e si porta attualmente al terzo posto. In zona retrocessione invece grande passo del River Partina, che batte 2-1 CSBS Casentino e si porta a meno 1 dalla zona rossa. Ricordiamo Riccardo che tra poco daremo anche quelli che saranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale, esatto, della Coppa di Lega Dogori, che sta entrando nel vivo, un'altra manifestazione molto importante che seguiremo ovviamente fino alla fine. Allora Nicola, torniamo a parlare di Rigutino Doc, che come dire, ambiente trovato e con quali obiettivi siete partiti in questa stagione, poi andremo a vedere come stanno andando le cose. Ma allora, l'ambiente come sempre è un ambiente caldo, nel senso è un ambiente familiare dove l'obiettivo è cercare sempre di fare il meglio possibile. Oltre a fare il meglio possibile, chiaramente ci si ripropone di arrivare ad obiettivi che sono stati già raggiunti anni indietro, come la finale allo stadio per esempio, che sia per i playoff, che sia per la Coppa, insomma. D'altronde anche noi siamo ancora in corsa negli ottavi di finale, siamo. E niente, l'obiettivo principalmente è cercare di fare il meglio possibile. Allora Riccardo, visto che Nicola ha parlato degli accoppiamenti della finale di Coppa Edogori, togliamoci subito il dente, andiamo a vedere quelli che saranno le sfide appunto in questi ottavi di finale. Allora, Rigutino incontrerà il Battifolle, poi gli accoppiamenti vedono Renzino contro il Caprona, l'MCL Fuiano contro il Ciclone, River Partina, Sacalcio Anghiari, Lokomotiv Cavriglia, Dante, Spartak Bibbiena, Corsalone, Lodge Club, Alberoro, Gragnano, Penna. Ricordiamo che l'andata degli ottavi di Coppa Edogori spazieranno dal 18 al 20 dicembre, mentre il ritorno dal 29 al 31 gennaio. Ecco, quanto tenete alla Coppa e che valenza ha, insomma, in generale per le squadre Wisp la Coppa Edogori? Ma allora, la Coppa innanzitutto non è una competizione da snobbare, diciamo, ma non tanto perché ci sentiamo professionisti, ma semplicemente perché sono anche poche partite per arrivare fino a un fondo, quindi non è tanta fatica arrivare a giocare. Quindi a volte può essere anche l'occasione per riscattare magari un campionato. Indubbiamente è un'occasione per riscattarsi se fai un campionato di non altissimo livello, per esempio come il nostro in questo momento. E poi lo vedremo, non svelare le carte. Va bene. Tanto, però affronterete il Battifolle, che quest'anno in prima divisione sta facendo davvero molto bene.
Sì, è già una bella sfida subito, quindi ci mette anche alla prova abbastanza seriamente. E vediamo un po' adesso, giovedì sera, quando saremo in campo, quello che facciamo, dai. Allora, vediamo se vi farete un regalo di Natale. Riccardo, andiamo nel girone B di eccellenza, risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Allora, pareggiano 1-1 Manciano Ponte Buriano, 0-0 fra Penna e Papata Group, pareggia anche il Renzino 1-1 contro il Sette Torri, il Dante batte 3-0 il Cortona Camucia, Pescaiola 2-1 fra Frate Smonterchi, 1-1 fra Cavallino e Alberore, poi il Rigutino in trasferta batte 4-3 la BM. Per questi risultati la classifica ci dice che in testa al girone B di eccellenza c'è l'Alberore con 14 punti, insegue il Manciano a 13, a 12 Pescaiola, Papata e Dante, che chiudono poi il cerchio dei playoff, poi Penna, Cortona Camucia e Cavallino a 11 punti, Ponte Buriano e Renzino a 10, Rigutino a 9 e in zona retrocessione 7 Torri a 7 punti, Frate Smonterchi con 5 e ABM ultima a 3. Riccardo, facciamo la fotografia di quest'ultimo turno. È un girone, una classifica molto corta. Assolutamente sì. Abbiamo visto con la vittoria del Rigutino, basta considerare 10 squadre in 4 punti. Esatto. Quindi sia per la zona playoff che per la zona retrocessione davvero c'è tutto in pochissimi punti. Abbiamo visto la vittoria del Rigutino che si allontana di 2 punti dalla zona retrocessione e si porta a 3 dai playoff, quindi una classifica molto molto corta. Facciamo commentare proprio a Nicola questo. Intanto partiamo da questo 4-3 esterno sulla BM, insomma una bella partita. È stata una partita che definirla pirotecnica è dir poco, perché basti pensare che al recupero si stava 2-2. Quindi è stata veramente una storia incredibile. E niente. Dire che spesso solo il calcio sa raccontare. Sì, ma nemmeno quanto bene, guarda. E niente, il campionato, guarda, secondo me è molto combattuto perché è composto, il nostro campionato è composto di 14 squadre che secondo me sono 14 buone squadre, a cui però tutte quante manca qualcosina. E la dimostrazione sta nel fatto che molto spesso anche la squadra che so, oggi fa 4 gol, vince bene, la settimana prossima ha difficoltà, rischia di perdere magari 3-1, 3-0. E anche il discorso fattore casa trasferta non è quasi mai rispettato. Quindi è abbastanza equilibrato. Cioè, comunque, come dire, e questo è un commento che lo farà anche a Riccardo, come dire, un comune denominatore, un Alberoro che comunque resta sempre lassù dopo aver scalato le classifiche. Abbiamo sempre elogiato l'Alberoro da quando si è scritta la WISP durante gli anni, sia quando c'è la seconda che quando c'è la prima. Una squadra e una rosa sicuramente molto unita e piena di giocatori di grande valore. E volevo fare una domanda a Nicola, soprattutto rivolta ai playoff. Quest'anno è allargata a 5, saranno 5 squadre ad andare ai playoff. Rivedi il Rigutino tra queste? Ma guarda, te l'ho detto, è una cosa che molto probabilmente basta levigare quel piccolo errore che commetti sistematicamente tutti i sabati e molto probabilmente riesci a ottenere l'obiettivo di fare tot risultati consecutivi. E se li fai poi scali la classifica chiaramente. Questi sicuramente è difficile fare le carte a questo campionato, Nicola. Molto 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 difficile. Però ecco, a proposito di questo, no, ci sono squadre anche storiche, penso a Renzino, lo stesso Dante, che magari stanno facendo un po' più di fatica. La mia domanda è un po' la provocazione: c'è il rischio magari che ci possa essere anche tra le squadre retrocesse anche una sorpresa, quella che uno non si aspetta, secondo te? Guarda, secondo me è probabile, cioè è possibile, viene probabile, è possibile perché te l'ho detto. Basta che una squadra riesca un attimino a sistemare i suoi problemi e facendo un mese di risultati consecutivi puoi portarti da una parte all'altra della classifica come niente fosse. Eh beh, assolutamente. Volevi aggiungere qualcos'altro, Riccardo, sull'eccellenza? Beh, diciamo che effettivamente il fatto di avere continuità da sempre ha dimostrato che questo girone è la parte fondamentale. Abbiamo visto il Dante negli anni passati, ma come il Dante il Pescaiola fino a 2 o 3 anni fa, e abbiamo visto con un po' di continuità squadre appunto come Dante Pescaiola che negli anni passati hanno dominato tra virgolette il girone B, abbiano riuscito a ritrovare un fiotto di risultati e quindi la classifica parli a loro favore quest'oggi. Assolutamente, quindi sarà un'eccellenza tutta da seguire. Ovviamente noi poi riprenderemo ad analizzare questo campionato alla ripresa della nostra trasmissione a metà del mese di gennaio. Siamo quasi in conclusione di questo primo blocco. Nicola, abbiamo detto il Rigutino che ovviamente, come dire, sta inseguendo, però è una classifica corta. Il vostro obiettivo, meglio, voi sarete soddisfatti alla fine del campionato, sì? Vabbè, dai, da Spavaldo ti dico so soddisfatto se vinco. No, sinceramente dai. Noi registriamo tutto qua. So.
L'importante sarà cercare di partecipare ai playoff, dai. Riccardo, dobbiamo andare ad analizzare l'ultimo girone di eccellenza, quello del Valdarno, allora risultati e classifica. Sì, partiamo con la vittoria del Gio Verde 3-0 in trasferta contro il Castelfranco, poi Levanella Matassino 2-1, la Stella Azzurra Valdarno riesce a vincere 3-1 in casa della zona franca, poi il Cascia 4-1 su Arcilevane, il Reggello in trasferta batte nel big match 1-0 la Leccese, poi Ginestra 13 Cogna 1 e Salesfine San Cipriano 2-1. Di questi risultati in testa al girone C di eccellenza c'è ancora il Cascia con 18 punti, poi Reggello e Matassino a 16, Stella Azzurra Valdarno, Gio Verde, Leccese 14, Levane e Salesfine 8, Ginestra, San Cipriano 7 punti, e invece il Castelfranco e Levanella 4 punti, a 3 zona franca e Cicogna. Riccardo, velocemente cosa ha detto l'ultimo turno? Beh, continua la marcia vincente del Cascia che stacca i due punti lo Sparta Reggello e l'Arci Matassino, comunque entrambe vincono e rimangono al secondo posto. Bella gare per i playoff con 4-5 squadre nel cercare di rientrare lì fino al quinto posto valido per disputare poi la fase finale. E allora siamo in conclusione di questo primo blocco di Pianeta Wisp, e ringrazio Nicola Giovagnoli, calciatore del Rigutino Doc, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione. Adesso pubblicità e poi apriremo la pagina dedicata alla prima divisione. Seconda parte di Pianeta Wisp, come detto prima di andare in pubblicità apriremo la pagina dedicata alla prima divisione, allora andiamo a presentarvi quelli che saranno gli ospiti che ci faranno compagnia in questo nostro secondo blocco. Parliamo di prima divisione, parliamo di girone B, loro sono il Castelluccio, buonasera e ben trovati. E allora comincio dalla mia sinistra, la vostra destra, Sauro Baglioni. Ciao. Poi il capitano Federico Benedetti e infine Alessandro Mascalchi, uno dei fondatori, così mi è stato detto. E allora partirei proprio da Alessandro, come nasce l'idea di fondare il Castelluccio e iniziare questa vostra avventura nella Wisp? Allora, la storia inizia nel lontano 2003 da un gruppo di ragazzi che si trovava a giocare la partitella al sabato pomeriggio a Campoluci. Sera tanti, sera tutti amici, e da lì è nata l'idea di creare questa squadra Wisp per fare le cose un pochino più serie. Abbiamo trovato una società che ci ha appoggiato fino dall'inizio con le nostre iniziative, ci ha seguito, ci ha dato tanto e noi si spera di dargli tanto ancora più. Ecco, quanti siete rimasti del nucleo storico in questi del anni? Del nucleo storico come giocatori due, dopo c'è un vice allenatore che è Gianni Falzini e quindi solo noi. Tanto insomma avete avuto il merito e il demerito di annoverare anche Riccardo Buffetti diversi anni c'è questo stato... poi ce lo spiegherete come avete fatto a tenere vabbè sono quelle meteore che passano giustamente la Wisp è inclusione quindi è giusto esatto. Facciamo no, a parte le battute ovviamente una realtà importante volevo parlare anche con il capitano che momento è per il Castelluccio tu da quanto tempo è che io sono 10 anni che sono qui al Castelluccio insomma che te hai vissuto sì ho vissuto abbastanza tempo il tempo sono stato. Ecco, se ci tu potessi raccontare un po' come è evoluta la vostra attività, insomma, ecco, il come è evoluta? Sì, in questi anni praticamente. Si è cambiato molto, se lo spirito è cambiato tanto in questi anni, cambiato dai giocatori a dirigenza, è cambiato allenatori. E quando la Wisp quanto è cambiata in questi anni secondo te? È salita molto di livello perché i primi anni era proprio quasi una partita tra amici, il livello era abbastanza basso, ora invece inizia a essere un livello molto, molto importante, diciamo, il livello che ora se non ci alleniamo e non ci impegniamo non succede, non si fa risultati. E beh, questa è una notazione interessante che abbiamo no, spesso anche nel corso di questi anni di Pianeta Wisp, Riccardo più volte sottolineata. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto nel girone A di prima divisione nell'ultimo turno. Siamo proprio da vittoria per 3-2 del Castelluccio contro Pocastana Junior, le altre gare 0-0 fra Etinos Junior e Falciano, 3-2 per Saint Germain contro Lions Salleo, poi Super Pupa Cricignano 3-0, 1-1 fu Barla Siesta e Patrignone, l'indicatore batte 2-0, la Desmo rinviata invece Ciclone River Club. Classifica in testa Indicatore Falciano con 13 punti, inseguono Super Pupa e Ciclone con 12, a 11 Barla Siesta, Piazzetta e Patrignone. 9 punti del Castelluccio, 8 del Bocastrada, 7 Desmo, Lions, Salleo, River Club e Aretinos Junior, 6 Pioto San Germain, 4 Gricignano. Allora Riccardo, cosa ha detto quest'ultimo turno?
Falciano pareggia e si fa riprendere in testa dall'indicatore, comunque classifica molto corta dal primo al settimo posto, con il Castellucci comunque all'ottavo posto a 2 punti dalla zona playoff, può dirla sua fino all'ultimo. Allora io partirei, anzi coinvolgerei anche Sauro Baglioni nella nostra discussione, partendo poi proprio dalla vittoria nell'ultimo turno, no? Questo 3-2 esterno contro il Boca Strada Junior, com'è maturata questa vittoria? Sì, è stata una vittoria molto sofferta fino all'ultimo. E volevo tornare da Alessandro Mascalchi anche per insomma un primo bilancio, no? Siamo, non dico al giro di boa, ma quasi questi 9 punti nei classifica, un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Guarda, secondo me è un bicchiere mezzo pieno, anche perché quest'anno ci sono stati molti cambiamenti, a partire dall'allenatore, che fortunatamente si è integrato bene nel gruppo, è rispettato dal gruppo e siamo molto soddisfatti. Di come è, cioè, tu parli bene perché dietro le telecamere lo dobbiamo dire, no? Okay, no, però perché se parlo bene, dicono, mamma mia come parla bene, no. Perché oltre all'allenatore c'è stato, ovviamente noi cerchiamo già di smorzare, no, c'è stato molti inserimenti di nuovi giocatori, quindi ragazzi, e non è chiaramente semplice poi trovare un equilibrio, no, anche perché è cambiato tanto, ne sono entrati quanti, 10 nuovi, sì, sulla squadra, quindi deve, c'è anche questo arduo compito di ritrovare tutto un assetto di gioco, di farci conoscere, bisogna ancora lavorare tanto. E sicuramente i primi mesi sono quelli più complicati. Sono ovviamente quelli più complicati, sì. Riccardo, tu che hai vissuto anche da dentro la realtà del Castelluccio, cosa ci puoi dire in più rispetto a questa realtà? È una realtà molto concreta nel territorio, piena fatta di ragazzi del paese che sanno stare insieme, sanno fare gruppo. Tra l'altro, quando ho militato io nel Castelluccio eravamo cantera di giocatori, di ex grandi giocatori, quali Bacci, Jacobelli, Chiesa, esatto. Bacci, Jacobelli, Chiesa, fra tanti, grazie anche all'aiuto e al supporto di una persona come Don Paolo che oggi purtroppo non c'è più. Sì, purtroppo non è più con noi e questa è una cosa che ci ha colpito tanto, è un dolore che ancora si porta tutti dentro, anche perché è una figura insomma che sapeva legare la spiritualità con lo sport, con lo forse sport come pochi, molto davvero carismatica, che oltre al calcio al paese ha dato tanto, assolutamente, anche fuori dal calcio, e avete fatto bene a ricordarlo insomma, perché lo merita davvero. Tra l'altro, Federico, credo siate state l'unica squadra amatoriale a giocare un'amichevole contro il vecchio gol del Barcellona a Barcellona. Eh sì, è stata un'esperienza diciamo unica forse del nostro. Tremavano nostro le gambe, piccolo. Sì, un po'. Tremavano tantissimo le gambe, perché era una cosa veramente emozionante, perché abbiamo giocato con giocatori, non c'è da aggiungere altro. Insomma, voglio dire, basta questo per dare l'idea di quello che è il valore dell'avversario e di questa esperienza. Allora Riccardo, torneremo a parlare con i nostri amici del Castelluccio, proseguiamo però con la prima divisione e i risultati classifici del girone B. 10ª giornata anche qui con il Fignano che batte 6-1 il Farneta, 0-0 fra Pagliese e Arezzo Est, 2-2 pareggiano Atletico Valdichiana e Battifolle, Pergamo United 3-2, Burcinella Superstar 2-1, 1-1 fra Chianacci e Cioclub, poi la Gagliarda batte in casa 2-1 il Montalto. Per questi risultati la classifica ci dice che in testa al girone B di prima divisione ci sono Pergo e Arezzo Est con 18 punti, Battifolle a 16, poi grande divario con la Badiese a 11 punti, Fogliano 10, a 8 troviamo Chianacci, Burcinella, Gagliarda, Farneta, Ciao Club, Atletico Valdichiana e Montalto. Poi concludiamo con Monti United a 7, Superstar a 4. Riccardo, qua una coppia al comando e dietro cosa accade? Meglio tre squadre, no? Che sembrava aver preso un po' di largo. Sì, Pergo, Arezzo Est e Battifolle. Battifolle con il pareggio Atletico Valdichiana perde un po' il ritmo con le prime due, però rimane comunque in scia, sono solo i 2 punti di distacco. Mentre grande lotta per i playoff, dove vediamo dal 6° al 12° posto in piena lizza per il 6° posto, utile per andare nei playoff. Sì, e questo comunque come dire, sembra quasi una classifica spaccata in due, no? Le prime tre che fanno un campionato a sé e le altre ovviamente che per i playoff. Ovviamente tra le prime tre una dovrà rimanere diciamo imprigionata nella lotta per i playoff e quindi potrebbe rivelare anche qualche sorpresa. E vedremo quello che accadrà soprattutto in primavera. Io volevo tornare da Sauro Baglioni anche per così fargli commentare un po'
le avversarie che avete nel vostro girone, nel senso, dicevo ovviamente Alessandro, il bicchiere mezzo pieno perché è cambiata molto la squadra. Secondo te chi sono le favorite per la vittoria del campionato, per i playoff, e voi più o meno in che posizione potreste favorite, collocarvi? Ora come ora sono, per me c'è il Patrignone e ovviamente noi. Col Patrignone è un bel derby, no? Sì. No, poi dai, come livello siamo lì, e ce lo lottiamo, anche perché poi un campionato con due punti a vittoria non è che la classifica si allunga molto. Okay. No, e questo senza dubbio, come dire, lo sottolineiamo spesso, anche un po' la bellezza della Wisp, perché con i due punti a disposizione è difficile creare poi dei divari così enormi. E io volevo chiedervi a proposito, che mi vuole rispondere, anche l'introduzione dei playoff, secondo voi dalla scorsa stagione quanto ha aumentato anche lo spettacolo, comunque l'interesse dei vari campionati? Chi vuole rispondere? Secondo me i playoff hanno aumentato molto lo spettacolo, perché soprattutto nelle ultime giornate, quando ormai i giochi, diciamo, erano fatti, c'era un po' di rilassamento, diciamo. In questo modo nei playoff sono sempre, infatti ci sono molte squadre, diciamo, e è molto più combattuto. E sicuramente fino all'ultima giornata. E questa è una novità che è stata accolta con positività pressoché da tutte le società. Riccardo, andiamo ad analizzare quello che è accaduto invece nel terzo girone di prima divisione, il girone Wisp-Anspi. Sì, il nuovo girone di prima divisione con il Ponte che perde in casa 3-2 contro il Malva, poi Cavriglia va a Creccia 1-0, le Mescelle Bucine in trasferta batte 4-0 il Giglio, 1-1 fra Santa Teresa e San Leolino, Benzina batte 3-0 in casa le Mescelle Montevarchi, il Serieto si impone 2-1 in casa del Neri. Per questi risultati in testa al girone Wisp-Anspi c'è il Lokomotiv Cavriglia con 16 punti, insegue il San Leonino a 15, a 14 il Cereto, Neri Benzina a 13 punti, MCL Bucine a 12, Malva a 10, Cicco Santa Teresa e Arciva Creccia a 8 punti, il Ponte a 5, Giglio e MCL Montevarchi chiudono la classifica con 3 punti. Riccardo, allora siamo quasi in conclusione anche di questo secondo blocco, se vuoi ti lascio un'ultima considerazione con i nostri ospiti del Castelluccio e poi andiamo a chiudere. Beh, diciamo che a parte il girone, la mia è una considerazione, voi puoi sentire poi se la pensano ancora in questo modo, rispetto agli scorsi anni non c'è un outsider che possa vincere il campionato come poteva essere l'anno scorso il Capolona o due anni fa il Banco Latino. Sì, giusto, perché il campionato è molto equilibrato, ho visto dalle ultime in classifica in questo momento alle prime, ho visto che c'è un livello molto, molto lineare, non è che c'è una grande squadra, un grande equilibrio, non è che c'è una squadra che riesce a ammazzare il campionato, come si dice. E allora vedremo se questo equilibrio poi reggerà fino alla fine. E allora siamo in conclusione di questo nostro secondo spazio. Ringrazio Alessandro Mascalchi, Federico Benedetti e Sauro Baglioni del Castelluccio. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. E adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Pianeta Wisp. Terza ed ultima parte di Pianeta Wisp, apriamo la pagina dedicata anche al calcio a 5, oltre ad analizzare quello che è accaduto nei due gironi di seconda divisione. Allora, gli ospiti di questo nostro ultimo blocco sono gli amici del Borussia Dormo, formazione che milita nella Serie A di calcio a 5 nel girone D. Vado a presentarvi i nostri ospiti, parto dal mio fianco l'allenatore Filippo Ciofini, buonasera. E poi accanto a lui il portiere Matteo Moscatelli e chiude il nostro parterre di ospiti Francesco Marchetta, ala sempre del Borussia Dortmund. Ragazzi, grazie di aver accettato il nostro invito. Io vorrei partire subito dall'allenatore, da Filippo. Tanto un allenatore molto giovane, questo lo possiamo dire. Sì, quest'anno purtroppo, essendo infortunato, mi sono cimentato su sta cosa e sono contento, mi trovo bene, ragazzi. Cioè, è la tua prima esperienza da allenatore? Sì, la mia prima esperienza. Ragazzi, ma ascoltano, mi seguono, è il quarto anno che si fa sto campionato e quindi sono contento. Poi si sta andando abbastanza bene. E poi lo vedremo anche dando uno sguardo alla classifica. Lo chiedi, è stata una scelta, come dire, ti sei proposto tu, è stata una scelta condivisa con il resto della squadra? Come è nata? Scelta condivisa, mi sono proposto di dare una mano e insieme ad un altro ragazzo, e tengo anche a ringraziarlo, a Matteo Procelli, ci si allena insieme questa squadra. Ecco, allora io volevo chiedere subito anche a Matteo Moscatelli, dato tu sei già stato nostro ospite, sì, quindi ormai sei avvezzo alle nostre telecamere.
Com'è stato insomma con Filippo in questo suo nuovo ruolo, diciamo, da compagno? Questo suo nuovo ruolo, diciamo che l'abito gli si addice, perché riesce a incitarci sempre, mai a demotivarci e quindi a farci sentire sempre anche sotto pressione, però lo vedo bene. Comunque sono parole importanti che fanno piacere. Riccardo, prima di vedere quella che è la situazione comunque del Borussia Dortmund e coinvolge nella nostra discussione anche Francesco Marchetta, andiamo apriamo la pagina dedicata alla seconda divisione, girone A. Contiamo con il calcio 11 con la seconda divisione girone A. Questa giornata il Poppi batte 1-0 Atletico Virtus, 0-0 fra Siciliano e Chiassa. Nei big match il Salutio si impone 2-0 contro il Quarata, poi randagia al Locomotive Rastina 4-1, il 2-0 del Marcena in trasferta contro il Zaione, poi 1-1 fra Agazzi e Nuova Biturgia. Quindi comanda adesso la classifica il Salutio con 17 punti, insegue il Quarata a 15, poi Nuova Biturgia a 13, a 12 Motina e Agazzi, sesto posto e 11 punti per la Chiassa, a 9 Ceciliano, Locomotive Rassina e QPS Andrea, a 8 Real Marcena, Atletico Virtus e Randagia, 6 Poppi e 1 Saione. Riccardo, ovviamente come sempre ti chiedo un'analisi rapida partendo appunto da questo girone. Il Salutio si impone nel big match contro il Quarata e stacca proprio la squadra che ha perso di 2 punti in classifica. Salutio che sin qui ha ottenuto su 10 partite 7 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 23 gol fatti e solo 5 gol subiti. Sicuramente la squadra è da battere. Sicuramente balza all'occhio soprattutto il dato relativo ai gol subiti. Esatto. 5 sono. Solo l'Asa stranamente ne ha subiti meno. Credo che insomma l'Asa abbia probabilmente la difesa più forte dell'intera UISM, questo ne abbiamo parlato spesso. Allora io Riccardo guarderei anche a quella che è la situazione del Borussia Dortmund nel proprio girone di Serie A, così poi commentiamo anche i nostri ospiti. Ovviamente dati in variazione perché si gioca mentre si parla. In ricordato. Testa comanda Caffè 90 San Marco con 14 punti, poi col Citrone a 11, Borussia Dortmund terzo posto con 10 punti. A 9 Bayer Leverdure e Erta Birrino, 7 Atletico Poco, 6 Futsal Chiassa 2016. Quelli che Chianti sono a 4 punti e a 2 punti Tis Mortal Coil e Lippiano. Francesco, questo terzo posto è in linea con gli obiettivi di inizio stagione? Beh, diciamo di sì. A inizio anno non ci siamo posti obiettivi ben precisi. È una squadra comunque giovane, ci stiamo rifondando, tra virgolette, perché sono cambiati molti giocatori. E quindi la nostra priorità era andare in campo, divertirci soprattutto tra di noi e cercare ovviamente la vittoria, perché ovviamente perdere non piace a nessuno, quello sicuramente. Ecco, volevo coinvolgerti anche un po' su quella che è stata la novità, no? dei gironi, un po' la riorganizzazione del calcio 5. È una novità positiva? Avete notato diciamo un aspetto positivo in questo, come vi siete adeguati? Poi lo chiederò anche al mister. Sicuramente l'aspetto positivo è il fatto che abbiamo partite solamente nella zona di Arezzo, quindi principalmente per logistica è una cosa molto importante, perché non ci troviamo ad andare a fare 40 km per giocare magari di lunedì sera, è abbastanza complicato. Diciamo che da questo punto di vista secondo me è un bel investimento. Io volevo coinvolgere Filippo Ciofini invece dal punto di vista tecnico, ecco, se questa riorganizzazione alla fine, come dire, ha alzato il livello, omogenizza di più magari i vari gironi, non lo so. Allora, dal punto di vista, per quanto riguarda il nostro girone è molto impegnativo. Ci sono due corazzate che sono il Colcitrone e il Caffè San Marco, che sono quelle insomma abbastanza squadre abbastanza di alto livello. Poi livello tecnico c'è, perché più o meno anche le altre squadre, anche ieri abbiamo fatto il recupero, Futsal Chiassa è come noi insomma, come livello. Sono partite insomma tutte equilibrate, ci si diverte, e i ragazzi si danno da fare, a me mi fa piacere. Ecco. Perché poi alla fine, no, lo chiedere anche a Matteo, lo spirito è proprio quello, no? Di stare insieme, è divertirsi. Quello di stare insieme e poi andarsi a mangiare qualcosa, come sempre. Lo spirito del calcetto dovrebbe essere questo. Lo ribadisco, anche l'avevo ribadito l'ultima volta. E noi lo sottolineiamo sempre, perché non dobbiamo mai dimenticarci che è sport amatoriale e ovviamente è un modo per stare insieme e fare sport in maniera sana e corretta. Riccardo, andiamo a concludere la nostra carrellata per quanto riguarda il calcio a 11, girone B di seconda divisione. Concludiamo con il girone B, seconda divisione. In questa giornata Real Pieve batte 1-0 Gold Boys, 1-1 fra Sinalonga e San Lorenzo, pareggiano 1-1 anche Val di Oreto e Fonterosa. Poi il Polisportivo Albergo Oliveto si impone in trasferta 5-0 sul San Polo. Barle Fonti, Real Club Montagnano 3-1, Amatori Asciano, Rigomagno 2-1, Pratantico, Amatori Fogliano 3-1.
Comanda la seconda divisione Girone B, la Polisportiva Albergo Oliveto con 18 punti, il Segre Potantico con 16, poi troviamo il Barlefonte a 14 e il Fonterosa a 13. Sempre in zona playoff Amatori Asciano con il Rigomagno 11 punti, poi Amatori Fogliano e Racchiave Montagnano a 10 punti, a 7 Gold Boys e San Lorenzo, 6 Val di Oreto e Real Pieve, 5 San Polo, 4 a Signalonga. Riccardo, cosa ha detto quest'ultimo turno? Beh, vincono le tre di testa, poi Sportivo Albergo Oliveto e il Prato Antico, con dei grandi divari anche sulla squadra avversaria, mentre in zona playoff continuano a avvicendarsi le varie squadre. Vediamo Amatori Asciano, tra l'altro abbiamo avuto come ospiti, dopo un periodo negativo, avere una serie di risultati utili consecutivi l'ha portata al quinto posto. Non abbiamo portato tantissima fortuna, speriamo che con le altre squadre sia un po' diverso. Speriamo, dai, perché sennò poi non ci viene più nessuno. Esatto, ovviamente loro possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma di solito ne portiamo abbastanza bene, dai. Lo possiamo dire. Riccardo, visto che parliamo anche di calcio a 5, ricordiamo anche la novità che partirà da gennaio. Sì, inizierà da gennaio la Champions Cup per la prima volta, un'edizione simile alla Coppa Edogori per il calcio a 11, quindi tutte le varie squadre che vogliono affrontare una Coppa durante il campionato si potranno cimentare in questa nuova competizione. Per tutte le info comunque nel sito calciowisparezzo.it, nell'applicazione Wisparezzo ci sono tutte le modalità per iscriversi e come verrà svolta la competizione. Ecco, voi parteciperete a questa prima edizione e cosa ne pensate di questa novità? Penso che sia una bellissima novità, perché una coppa in ballo è sempre un bel trofeo, insomma. E penso che noi non so se parteciperemo perché siamo una rosa abbastanza ridotta e quindi poi fra infortuni e il resto è un bell'impegno, però penso che sia una cosa molto buona per il calcio a 5. Filippo, in prospettiva, comunque anche organizzando una rosa anche più ampia, può essere anche per il calcio a 5 avere una competizione che affianchi i campionati, come la vedi? Sì, perché essendo il numero di squadre in ogni girone risicato, 10-12 squadre, avere una competizione in più, cioè, innanzitutto ci si ritrova di più noi ragazzi tutti insieme, dopo la sera ci divertiamo e poi dopo si alza magari anche il livello delle squadre, cioè c'è più competizione, ecco. Senza dubbio il confronto stimola. Riccardo, dobbiamo fare anche un po' un bilancio del 2018, però prima andiamo con l'ultima top 11 di quest'anno. 2018, sì. Esatto, come dico sempre, se non siete d'accordo la colpa della redazione Wisp. Esatto, tua e di Simone Mencaroni, facciamo nome e cognome. Diciamo Vai. Che abbiamo anche altri aiutanti sparsi in giro per i campi. Ma voi la colpa è sempre la vostra. Allora, in porta che cacci il Real Pieve, difesa Malatesta e Levanella, Canestri, poi Sportiva Albergo Oliveto e Casadio del Pescaiola, centrocampo Severi del Dante, Giattini del Rigutino Doc, Conti del Castelluccio e Bruschi dell'MCL Fogliano, e in avanti spazio a Meoni del Ponte San Germain, Innocenti del Superpop e Mariottini del Pergo. Questi i migliori 11 della decima giornata di campionato di calcio a 11. La top 11 ovviamente torna nel 2019. Riccardo, che 2018 è stato per la Wisp? Beh, sicuramente facendo un piccolo ripiego è stato un 2018 più che positivo per via di tanti eventi che comunque sono stati promossi, dalla creazione di Special Futsal, campionato per ragazzi speciali che ha avuto un enorme successo, fino alle finali nazionali e regionali delle nostre rappresentative che sono arrivate, ricordiamo, calcio 5, calcio 7 e calcio 11 al secondo posto nazionale, passando dai successi di Asacaccio, dell'Isola, del Ponte Buriano, del Pergo nei vari finali allo stadio, del Colcitrone e Delta Birrino per quanto riguarda il calcio 5 maschile, dell'Alter Ego, sempre provincialmente parlando, e a livello regionale grandissime vittorie del calcio 5 femminile, del Manzoni nel calcio 7, del Renzino che ha vinto la Supercoppa proprio qualche mese fa contro Asacaccio Anghiari, e dell'Unione, di questo accordo che porta benefici sia alla Wisp che alla Aspidel e soprattutto alle squadre del Valdarno, che finalmente dal prossimo anno avranno due campionati di promozioni, con promozioni e retrocessioni. Quindi è stato un 2018 che ha portato tante belle novità e tanta responsabilità in più anche a noi membri della Wisp. Senza dubbio, ovviamente noi continueremo nell'anno prossimo a raccontarvi quella che sarà l'attività Wisp. Allora siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 7 di Pianeta Wisp. Io vado a ringraziare gli ospiti e gli amici del Borussia Dormo e ovviamente in bocca al lupo per il proseguo del campionato, l'allenatore Filippo Ciofini, il portiere Matteo Moscatelli e l'ala Francesco Marchetta. Riccardo, prima di fare gli auguri di Natale, ricordiamo gli appuntamenti web e social con Pianeta Wisp. Potete vedere Pianeta Wisp nei social della Wisp di Arezzo, Twitter, Facebook e YouTube dal giovedì, dopo la prima messa in onda su Teletruria.
Poi per quanto riguarda tutte le notizie sul calcio, calcio 11, calcio 5, calcio 7, c'è il sito calciowisparezzo.it più l'applicazione Wisp Arezzo. Per quanto riguarda l'altra parte, la tafetta di mondo amatoriale, c'è il sito wisp.it/Arezzo. E allora, per quanto riguarda le messe in onda su Teletruria, l'appuntamento ovviamente del mercoledì intorno alle 22.30, le altre le vedrete in sovraimpressione. Io ringrazio come sempre Jonathan Barillari che ha curato le riprese e la regia di Pianeta Wisp. Colgo l'occasione per fare a tutti gli amici e gli appassionati di sport amatoriale gli auguri di un buon Natale e di un sereno 2019. Pianeta Wisp torna il 15 gennaio.